se quel che si versa trarrà insieme con la doglia alla vita. Allora... Un saluto a tutti i miei ascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un saggio appena pubblicato da Penne Papiri dal titolo Le streghe di Scozia, indagini tra fate, rituali e amuleti, di Monia Montechiarini, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite, alla quale io lascio subito la parola perché ci racconti di queste streghe di Scozia. Prego Monia, a te. Ciao Maurizio, grazie mille per questa nuova intervista e ringrazio come sempre tutti quelli che fanno parte di Italia Medievale e chi vedrà questo video. E intanto eccolo, ve lo mostro come sempre, il bellissimo saggio di edizioni Penne e Papiri che finalmente è venuto alla luce dopo, diciamo, abbastanza anni di ricerca condotte personalmente. Ci tengo sempre a dirlo perché è importante verificare le fonti, no, da cui prendiamo le informazioni. In questo caso mi sono recata in vari archivi in giro per la Scozia, appunto con mio anche piacere, perché come tutti ormai sapranno io adoro quella terra. E mi sono spostata tra Edimburgo, infatti i casi riguardano sia Edimburgo, che è la capitale, sia le isole Orcadi, Barra, l'isola di Skye, Oban, Berwick, dove ci sono appunto dei casi un po' più noti. Io in realtà mi sono concentrata come sempre con l'aiuto degli esperti che mi supportano sempre lì nella traduzione dei documenti, anche no, dal gaelico antico all'inglese dell'epoca, al giuridico, e mi sono avvalsa di loro proprio per tradurre e effettuare e verificare che queste indagini fossero quantomeno verificate in qualche modo, no? Ovviamente parliamo dei fatti concreti. Le streghe di Scozia, indagini tra fate, rituali, amuleti, questa volta vede una presenza nuova nelle mie ricerche, che sono appunto le fate. Ma per quale motivo? Chiariamo subito un dubbio, no? Qual è il legame tra le streghe e le fate? Effettivamente sembra che non ci sia un legame, ma in realtà all'interno dei verbali processuali troviamo molte e molte testimonianze sia da parte delle streghe stesse accusate del crimine di stregoneria ed eresia, sia da parte dei testimoni maschili che le accusavano di essere scomparse e di aver agito su indicazioni ed in combutta con le fate. Io nel saggio spiego, racconto molto nel dettaglio questi casi, no? Soprattutto la modalità con cui queste donne scomparivano in luoghi specifici, che non voglio svelare troppo nel dettaglio, ma c'erano dei luoghi effettivamente che andando poi a fare un'indagine, capisci che l'atmosfera che si respira è ancora molto molto particolare, per cui ecco tutto un insieme di tradizioni, ricordi anche delle tradizioni orali e del folklore che noi ritroviamo nei verbali processuali. Queste fate poi insegnavano alle streghe dei metodi per guarire le persone. Esiste tutta una serie di nomi che io riporto ovviamente di queste donne che una volta ritornate sapevano guarire le persone, sapevano fare degli incantesimi molto particolari. Sono sia gli incantesimi, quelli diciamo affidabili, attribuiti alle donne anche accusate di stregoneria nel resto d'Europa, in Italia, quindi incantesimi legati alla salute delle partorienti, alla salute dei bambini, quindi fatti messi in pratica dalle levatrici. Ma in Scozia ci sono una serie di incantesimi molto particolari, come quelli di utilizzare una serie di amuleti che effettivamente avevano la funzione anche comprovata dai verbali processuali, dove le partorienti raccontano che
l'utilizzo di questo amuleto da parte della levatrice aveva avuto successo. Quindi i dolori del parto erano stati trasferiti, ad esempio, dalla donna che stava partorendo al marito oppure a un animale specifico che veniva poi trovato morto il giorno dopo all'interno di quello che era la fattoria del cottage. Per cui il mio, diciamo, anche divertimento, no, e soddisfazione, lo ammetto, è stato proprio quello di andare a sbirciare, a fare, diciamo, lo studio critico proprio di quegli aspetti che non solitamente, insomma, vengono raccontati. Tutto questo in un quadro, diciamo, più complesso, no, della custodia di Stregoneria de Rosia in Scozia. Perché? Perché Re Giacomo iniziò effettivamente a condurre quella che poi è passata alla storia come witch crazy, quindi la follia delle streghe, per cui ci fu un accanimento e le normative furono molto aspre. Mentre ad esempio il Tribunale della Serenissima scagionava non di rado le accusate di eresia, il Tribunale scozzese no, fu molto duro. Tanto che il crimine, appunto, di eresia venne definito abominevole e quindi erano puniti sia coloro che la praticavano, sia coloro che ne erano entrati in contatto, avvalendosi appunto di questa capacità, queste competenze anche, no, in qualche modo. Ma conducendo appunto queste indagini nella storia, mi sono soffermata proprio anche su quelle che sono le attività specifiche delle donne scozzesi, quindi sì, curatrici, ostetriche, ma anche donne che eseguivano delle attività legate al luogo. Faccio un esempio: le raccoglitrici di alghe, le donne che dal Medioevo venivano chiamate lattaie del diavolo. Io l'ho trovate citate anche in Germania come Butterhexe, Butterhexe, cioè streghe del burro. Loro, di cui fornisco una serie di iconografie, di dipinti appunto che sono riportate nel libro, avevano appunto questa capacità, per cui bisognava fare in modo che il diavolo sia non interferisse con il loro lavoro, quindi mandasse a male il burro in qualche modo, vanificando tutta la procedura, ma soprattutto mi sono soffermata su quelle che vengono ad esempio chiamate nei fascicoli processuali comuni ladre di burro o comuni ladre di latte. Queste donne svolgevano questa attività, un'attività che era diventata redditizia e che a discapito di chi era intorno, a dispetto di chi era intorno, alimentava dei sospetti. Quindi innescata la macchina giudiziaria da parte dei vari, diciamo, le persone in qualche modo che non erano così ricche, ecco che il capo espiatorio diventava la strega in qualche modo. Per cui ecco, ci sono degli aspetti veramente curiosi e molto, diciamo, poco studiati finora anche. Un altro aspetto che ho ricostruito è quello delle benedizioni e delle antiche canzoni che venivano cantate dalla donna più anziana del clan o comunque della comunità anche popolare mentre follavano la lana. Esistono tutta una serie, io ne riporto soltanto alcune per motivi di spazio, perché comunque il libro è, vi dico anche, supera di nuovo le 200 pagine con quasi 20 pagine di bibliografia, quindi sarebbe stato diventato un bel manuale troppo importante, insomma. Per cui abbiamo scelto soltanto alcune di quelle benedizioni, come ad esempio anche la benedizione del focolare, perché era la donna che la mattina accendeva il fuoco quando si era spento e insieme a questo univa una serie di preghiere. Alla fine si trattava di questo e ne abbiamo traccia dal 1005 in poi, ma anche anteriore. Queste attività specifiche molto spesso si legavano alla reputazione
la reputazione di donne che vengono chiamate, ad esempio, io ve lo traduco, nota strega ubriacona, cioè nota strega che era risaputo che fosse dedita all'utilizzo di alcol. Ora, un altro aspetto particolare su cui mi sono soffermata è proprio questo. Le streghe cosa utilizzavano materialmente per aiutare le persone o comunque per fare i loro sortilegi? Utilizzavano delle spezie che erano diventate molto costose, insomma Maurizio tu che ti occupi di Medioevo sai meglio di me insomma tutto quello che c'era dietro all'arrivo delle spezie in Europa, e ad esempio Jonet utilizza queste spezie parlando una lingua che abbiamo ricostruito a un irlandese antico dell'Irlanda del Nord, quindi vicino al gaelico scozzese, con il quale lei invocava un aiuto, un angelo, utilizzando del filo verde. Filo verde che poi molto spesso compare nei fascicoli tra gli oggetti di reato, insieme a punte di freccia e ad altri, insomma, oggetti proprio che comprovavano la veridicità e la realtà dell'esistenza delle streghe, ma anche degli esseri magici come il Gurlak, il Brownie, i Kelpi e le fate in persona. La regina delle fate viene descritta, ne abbiamo anche la descrizione dell'abito, di quello che facevano. Oppure, non so, mi colpì in particolare la descrizione di una donna che era scomparsa, sempre in un luogo molto particolare, che ho visitato ovviamente più volte insieme ad archeologi. E questa donna a rientro puzzava, cioè proprio scritto, utilizzo il termine tradotto giusto, e quello era un indice del fatto che lei avesse frequentato queste cattive compagnie del piccolo popolo, quello che viene chiamato il piccolo popolo. Di queste è piena, sono pieni i fascicoli processuali, di bambini che scompaiono, di streghe che si incontrano e celebrano antiche tradizioni, cucinando anche, perché c'è un capitolo che si chiama proprio dedicato alla stregoneria attraverso il cibo e attraverso le bevande. Sotto il periodo che stiamo, a cui stiamo per andare incontro, è il commerciale Halloween, ma nel libro c'è la dizione corretta di come effettivamente si chiamasse questa celebrazione, venivano cucinate delle pietanze specifiche. Coloro che venivano individuate ed indicate al tribunale che le avrebbe perseguite, effettivamente avevano tutta una serie di capi d'accusa, tra cui anche cucinare una focaccia specifica. Ogni zona c'è la ricetta ed ogni zona poi ha le sue, diciamo, i suoi prodotti all'interno, no? Quindi non so, nella zona vicino alle Highlands hanno determinate bacche, in un'altra zona hanno un altro determinato prodotto. Ciò che le accomuna appunto è il fatto che fosse un'antica tradizione che venne proibita nel momento in cui venne proibito anche il gael dalla legislazione. Quindi coloro, ad esempio, una cosa simile che riporto, esiste un ponte vicino Oban, un ponte molto antico, ricostruito più volte, di età medievale. Lì era il confine tra la Scozia gaelica, che aveva resistito in qualche modo, e la parte inglese. Chi superava quel ponte in kilt era impiccato automaticamente, invece senza processo. Allora una donna costruì una sartoria lì vicino, ora c'è un pub, e fece in modo che chi aveva il kilt in qualche modo prendesse in cambio dei pantaloni e quindi andava nella parte inglese e non rischiava di morire. Questo per dire che molto spesso attraverso la documentazione, quando è verificata sul posto, troviamo dei racconti che comunque sono molto particolari e soprattutto poco conosciuti. E tu sai che a me piace andare proprio nello specifico. Altri due dati che mi hanno colpito molto sono stati quello dell'utilizzo della birra
in determinati incantesimi e durante quelli che troviamo citati all'interno dei processi giudicati da Re Giacomo in persona, che temeva in qualche modo le streghe, e spiego molto bene il motivo di questa paura, di questa fobia effettivamente, utilizzavano questi prodotti all'interno di licenziosi cortei. Licenziosi cortei, insomma, dice tutto, non serve che io spieghi, ma entro nel dettaglio all'interno delle pagine del mio nuovo saggio, perché ad esempio queste donne, c'è anche qualche uomo, però non viene chiamato strega ovviamente, ma altre accuse, e spesso si salva, mentre diciamo che la percentuale più alta delle streghe scozzesi o viene uccisa ad Edimburgo, sotto il castello, sulla collina del castello, oppure viene esiliata o torturata in qualche modo, in modo violento, come Lilia Sedi, che è morta sotto la tortura, oppure veniva anche mandata oltremare, dove portava con sé le proprie abilità, per cui oggi troviamo molte tracce di quelle che sono queste antiche pratiche, no? Anche scozzesi, come troviamo i cognomi scozzesi, no? Anche McDonald, insomma, è uno per tutti, no? Se vogliamo citarlo. Un altro aspetto particolare di queste guaritrici, di queste donne, era che non solo praticavano appunto delle danze, e abbiamo traccia dell'osculum infame, quindi il bacio vassallatico al diavolo, ma ricevevano nuovi nomi. C'è proprio una serie di cerimonie per cui il diavolo mordeva in un punto specifico la donna, e in quel momento la donna prendeva un nuovo nome, rinnegando il proprio battesimo. Per cui entriamo nei dettagli come, non so, quello delle donne che appunto riuscivano a guarire anche i soldati che, grazie all'aiuto del personale della National Library, sono riuscita a ricostruire di essi anche i nomi. Noi abbiamo traccia e documentazione comprovata delle attività e dei nomi e dei cognomi dei soldati scozzesi che erano in Italia durante varie guerre. Per cui, ecco, sono molti gli aspetti che ruotano intorno al fenomeno della stregoneria. E ecco che quindi al fascino, no? Un po' degli aspetti folcloristici che molto spesso compaiono anche nelle testimonianze, nelle confessioni di queste donne, comunque si lega però il fatto di riuscire a tramandarci la storia, no? Un po' inedita in qualche modo, perché non tutti conoscono, anche i comuni interessati dalla presenza di questi soldati scozzesi, a me risulta che in questo momento non conoscano i loro nomi, e quindi io sono veramente, dai, si vede, sono soddisfatta di questo lavoro, anche perché io faccio ricerca da ormai più di 25 anni, essendo appunto giurista, venendo dalla professione legale, però come scrittrice, diciamo, come esordito nel 2018, per cui per me è bello, no? Anche crescere e avere la possibilità di divulgare queste indagini, perché alla fine io questo faccio, no? E, per cui ecco, se poi ovviamente ci sono delle domande da parte di anche delle persone che vedranno il video, tu sai che io sono sempre disponibile su Facebook, su Instagram, ovunque. E poi voglio mostrare però, perché così facciamo vedere che diciamo la verità, uno degli amuleti che era appartenuto non solo a un clan, ma questo appartenuto a un re. Ovviamente ci sono delle tesi discordanti tra loro, e io riporto le due principali e ve lo mostro. Questo è uno degli amuleti, molto bello anche, che poi ho ricostruito, perché poi è importante far conoscere la storia con mano anche, no? Attraverso la living history.
Insieme a questo poi ci sono le attività più tipiche, no? Quindi abbiamo tutta una serie di descrizioni, non solo delle ricette, ma anche delle erbe che utilizzavano nello specifico le donne scozzesi. Alcune sono le stesse, come l'iperico, però venivano impiegate con funzioni diverse. In più troviamo l'erica, troviamo il tasso, troviamo dei, non voglio dire troppo, dei prodotti ricavati dalla natura che indossavano le levatrici nello scapolare. Quindi sono molte, diciamo, le chicche all'interno di questo saggio, e per quello che l'abbiamo chiamato Le streghe di Scozia, indagini tra fate, rituali e amuleti, perché è un insieme. Parliamo anche delle antiche creature che vivevano su alcune isole, sull'isola di Skye, ad esempio, nota anche a Sir Walter Scott, che ne riportava in qualche modo, diciamo, notizia. Per cui c'è anche l'indagine condotta da lui in prima persona vicino al castello di Dunvegan, dove c'era una serie, diciamo, di figure che in qualche modo potremmo oggi ricondurre alle Valchirie, ma in realtà non si tratta di Valchirie. Esistono anche delle scuole di musica, nate proprio dopo l'incontro con delle creature magiche che venivano in qualche modo a rincuorare un musicista, un bagpiper, che non era, diciamo, non aveva avuto la giusta gratifica che si aspettava, per cui c'è anche questo di aspetto esplorato, quello della musica. Una strega, ad esempio, durante questi lascivi cortei utilizzava non solo whisky e buon vino, c'è scritto, ma anche degli strumenti musicali. Di questi strumenti musicali poi noi abbiamo tutta una serie di iconografia, no? Già nei manoscritti medievali, ad esempio, quante volte vediamo raffigurati demoni che suonano una sorta di zampogna, no? Nei bestiari anche. Per cui ecco che facciamo sempre un giro, diciamo, diamo sempre un giro di informazioni che però ci riconduce poi ad essere ancorata alla fonte documentale. Questo è sempre importante e ripaga. Non è stato facile, lo ammetto, anche perché da una parte c'era l'entusiasmo quando mi capitava un documento processuale, no? E dall'altra c'era la difficoltà, uno, di interpretare la lingua, perché tante volte c'era una commistione tra latino, inglese giuridico delle trascrizioni settecentesche e gaelico scozzese o gaelico irlandese, per cui non è stata così immediata, no, la descrizione. Magari un termine cambiava una lettera che non riuscivo a capire e mi conduceva fuori strada, oppure all'interno di uno stesso processo. E molto spesso ricordo che questi processi vedevano come protagoniste le donne che tra di loro si accusavano a vicenda, per cui diventava un groviglio incredibile. Molte volte compaiono i nomi delle donne con a fianco nessun cognome, o con una trascrizione diversa, o più volte nomi di stesse donne, e alla fine riuscivo magari a capire chi aveva fatto cosa, per definire un po' quello che effettivamente era accaduto nella realtà. E a fianco, fortunatamente, a volte troviamo moglie di wife of, quindi wife anche scritto nella maniera antica, wife, per cui, e a volte c'erano anche cognomi simili. Anche perché ricordiamoci che tante volte in uno stesso villaggio c'erano più persone con lo stesso cognome, per cui diciamo, a volte mi ingarbugliavo anch'io, ma insomma ci ho messo qualche anno, ma poi eccolo, per cui diciamo, sono molto contenta, ecco, di questo lavoro, anche perché mette insieme la mia passione,
tutte le mie passioni, che sono quella per la storia, quella per il diritto e quella per i paesi del nord. Quando ho fatto l'ispezione, ad esempio, al castello di Dunvegan oppure sulle isole Orcadi, diciamo che la sera ero stanca, però ero contentissima. Quindi invito tutti a visitare questi posti, anche perché una volta letto il libro, poi le persone possono dire: ah, bene, ah, lì, ecco perché allora si diceva che quelle donne scomparivano. Guarda, anche oggi quella cosa lì mi sembra, mi ricorda quella creatura, ecco, e non dico di più, ovviamente. Tutto qua, Maurizio. Monia, sicuramente è un argomento molto interessante, è una ricerca importante tra le fonti d'archivio e sul territorio, no? Quindi questo ti rende merito della tua ricerca. Grazie. E che dire di più se non di correre in libreria ad acquistare questo libro di cui ricordo il titolo, Le streghe di Scozia, indagini tra fate, rituali e amuleti, pubblicato da pochissimo da Penne Papiri, sono 224 pagine per €16,50, quindi anche un prezzo abbordabile, e ne vale davvero la pena. Farete un viaggio, in questo caso, davvero fantastico. Poi ci sono anche degli aspetti, no? Lo studio anche dei registri, ad esempio una donna che si chiamava Isobel nel 1662 viene definita l'adultera che vende l'anima in cambio di alcuni scellini. Il registro riporta anche gli scellini che erano stati pagati, oppure le pene. Tipo, non so, qualcuno ha scritto ridotta in cenere, o i prezzi anche per la legna che veniva utilizzata per il rogo, e indovinate a chi veniva addebitata. E questo, diciamo, con questo chiudo un po' il panorama, no? Proposto, ma vorrei dirvi molto di più, ma il tempo, insomma, stringe e io vi aspetto anche gli appuntamenti che ripartono ora dal vivo, fortunatamente. Quindi tenete d'occhio Monia Montechiarini e la sua attività, la trovate su Facebook, molto attiva e presente, quindi non farete fatica a scoprire dove poterla ascoltare, seguire, incontrare e approfittare della sua notoria disponibilità a rispondere a tutte le domande che le verranno fatte. Io ti ringrazio tantissimo. Ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie Monia, grazie. Arrivederci a tutti, grazie, grazie mille. E se quel che si versa trarrà insieme con la doglia la vita all'ora estreme, con la doglia la vita all'ora estreme.